Eccoci qua, Goldfinger. Buongiorno. Come state? Mi auguro che ovviamente la giornata vi abbia colti col sorriso sulle labbra. Sicuro, se non avete sbattuto il mignolo sul comodino. Sì, questa è un'altra cosa, ma nel caso il sorriso non ci fosse, siete nel posto giusto al momento giusto, perché con Ilenia Bazzacco e con me tutti i giorni qui a 7 Gold ovviamente c'è questa trasmissione che fa ritrovare il buon umore e anche la voglia di imparare a cucinare. Guardate, a me l'ha fatta talmente crescere in una stagione e mezza che praticamente ho ospite è stato mio marito Riccardo dalla cucina. Sembra vero? No. Beh, potrebbe anche essere, okay. Cioè, credibile. Ok, grazie, va bene, io ci ho provato. Abbiamo un'ascoltatrice nuova, in realtà non è una nuova ascoltatrice, no. Ma abbiamo scoperto da poco che si è molto affezionata a noi, si chiama Letizia e abita in una ridente cittadina nella provincia di Venezia. Sì, si chiama Letizia. Sì, ciao Letizia, sì. È bello sapere che ci sei. Complimenti per il figlio. Detto questo, oggi... Che lecchina! Oggi abbiamo due ricette. Potremmo dire che è una finta puntata monotematica, no Ilenia? Beh, diciamo che abbiamo un unico... denominatore ed è la pera, che è un frutto, in realtà non frutto. Oggi ci sarà tanta roba frutto. Da imparare, esatto. Dobbiamo stare attenti perché racconta un sacco di bugie. È un po' come l'inglese, no? Ci sono i falsi amici e ci sono i falsi frutti. E detto questo, parleremo del muffin di pera e cioccolato, che sarà la versione dolce. E poi sempre con le pere invece. Eh beh, pere gorgonzola, però sotto forma di quiche. Ecco. Perché non dobbiamo mai far sapere al contadino quanto è buono il formaggio con le pere. Benissimo. Beh, noi siamo originali. Ricordatevi che in ogni momento potete andarvi a vedere quali saranno gli ingredienti, che io di solito vi leggo molto velocemente, ma insomma li leggete con calma sul sito 7goldtelepadova.tv. A questo punto, mi raccomando, piccola pausa e vi aspettiamo. Così andava il break, stavo pensando alla ridente cittadina, che poi in questo caso era Pianiga, no? Sì. Dove vive Letizia, una simpatica signora che ci segue con affetto tutti i giorni. Che noi salutiamo. Perché si dice sempre ridente cittadina? Vorrei chiedere a Enricpedia. Ridente perché appena li nomini, sì, questi cittadini, loro ridono. No, ma in realtà io non ho mai sentito piangente cittadina. Esatto, triste cittadina. Dai, dagli ingredienti. Mestizia cittadina, non lo so. Allora, avevamo detto, si parla di pere oggi a Due Chiacchiere in Cucina e partiremo con la ricetta, quella dolce, i muffin di pere e cioccolato. Per preparare questo piatto fantastico di Ilenia Bazzacco vi servono 200 g di farina 00, 200 g di zucchero, 2 uova, 2 pere, 40 g di cacao amaro, 2 vasetti da 125 g di yogurt bianco cremoso e 100 ml di olio di semi di girasole. Tu oggi avrai bisogno di me, perché senza di me so che... Sono persa, cioè veramente non saprei a chi far sbucciare la pera. Esatto, un lavoro di concetto. Sì, mi raccomando, congendra dentro. Guarda che pandan mi sono costruita oggi. Cioè? Abbi pazienza. Beh, scusa, grazie Barbato. Grazie, scusate. Ma non avevi scelto quelli fuschia? Ho cambiato idea perché poi ho cambiato gli orecchini. Vabbè, non importa. Allora, tu vuoi, cioè, che... Direi... No, aspetta, io non posso iniziare se prima non io mi chiedo dici... a te. Io chiedo a te la parola magica. Esatto, di sbucciare la peba. Sì. E poi di farla a piccoli. Attenta a non tagliarti. Sì, non tagliarti. Dirlo perché... Allora, mentre io adesso la prima cosa che vado a fare, sì, è quella di andare a crearmi la base del muffin, che in realtà è di una semplicità disarmante. Perché dici? No, perché credo. Io vado in crisi. La base del muffin. Allora, dai, vediamo se allora, stavolta me la ricordo. Io adesso vado semplicemente a rendere spumoso, ecco qua, sì, il mio uovo con lo zucchero. Ok. Lo faccio ben montare perché questa è la base, sì, appunto necessaria per poter avere un bel volume, mm-hmm, ok? Dopodiché vado ad aggiungere il resto dei liquidi, che può essere lo yogurt e anche l'olio, perché questa ricetta non ha la presenza di burro, per okay, esempio, e sì, quindi andiamo a farlo in maniera molto semplice. I muffin non hanno burro. No, questi muffin non hanno burro. Questi muffin non hanno burro. Che poi la differenza
differenza tra muffin e cupcake, diciamo, è abbastanza semplice. Sì? Sì, la forma? No, la forma è uguale, praticamente la differenza è cioè, sta nella preparazione. Che io, neanche il piede mi fanno mettere dentro a Masterchef, figuriamoci a fare le selezioni. Ma non è colpa mia, no, sono loro fare la voce che narrante. Mi disegnano così. Potresti fare la voce narrante di Masterchef. Brava, faccio la voce narrante. E allora, la differenza è che il muffin comunque è un pane alla fine, cioè la consistenza di un pane, ed è molto più sostanzioso a livello di consistenza, ok? Mi fido. Ecco, e tra l'altro il muffin ha una specie di cupolina, sì. Mentre il cupcake è piatto. Il muffin non ha la... Voi prendete nota, che poi mi mandate, così, insomma, mi mandate i messaggi e quando lei mi interroga so di che cosa sta parlando. È così. Il muffin ha la cupolina? Sì, perché non ha bisogno di essere decorato poi. Il muffin è così, viene servito soprattutto come colazione, certo. Mentre il cupcake è più adatto a una merenda, quindi a un momento del tè. Ti dirò che a me personalmente... Anche il pomeriggio mangerei volentieri un muffin. Guarda, soprattutto se è con cioccolato e pere, per dire. Esattamente. Okay. Allora, io ho setacciato la farina insieme con il cacao, che deve essere rigorosamente sempre amaro, sì. E una parte di lievito che mi sono dimenticata di metterti appunto. Che ci vuole. Che quindi, ci vuole. Cosa facciamo? Quindi una mezza bustina. Una bustina di lievito in polvere. Mezza bustina. È più che sufficiente, okay. Sì. Io comunque con la coda dell'occhio sto vedendo che... Né il nostro Enrico né la nostra stagista Ketty con la A e due T stanno cercando notizie. State cercando? Va bene. Allora forse prima della fine della puntata sappiamo spiegarvi perché si dice ridente cittadina. Allora magari, io ho aggiunto magari non c'è. Magari non c'è. Ho aggiunto l'olio. Sì. E se riusciamo a fare una piccola soggettiva. Soggettiva, vai David. Vai con la soggettiva. Per far vedere planetaria. Quanto è ben spumoso. Eccolo là. Cristina? Sì? Allora, la risposta del ridente cittadina non c'è. Non c'è David. Ce lo siamo giocati. Poverino. Ah, c'è Gianluca di Spinea che è tornato. Scusa, dai, c'è Gianluca di Spinea. Hai visto che è anche dimagrito? Prendere l'influenza quest'inverno è stato fruttuoso per molti. Tranne che per... me. E me. Perché noi abbiamo fame anche con l'influenza. Un sacco di gente ha perso un casino di peso. Anche mio marito ha perso 2 chili in 2 giorni. Davvero? Faccio io che così tu racconti, grazie. Un po' di storielle. No, perché sicuramente tu hai i pezzettini piccoli piccoli, io sicuramente non riesco a fare i pezzettini piccoli che vuoi tu. Comunque, intanto abbiamo messo sotto la nostra redazione per cercare se c'è una derivazione etimologica di ridente cittadina che dà gioia uguale piacevole. Boh, ridente cittadina. D'altronde, insomma, tu mi insegni, scusa. Perché Asolo è diventata una ridente cittadina? Perché ci sono io che rido. Oh, diciamole le cose come stanno. Parliamo delle pere, ok? Vi avevo detto prima che avremmo avuto, Elenia e io, grazie naturalmente a Kettypedia e anche a Harrypedia, delle curiosità molto godibili. A proposito di pera, col termine pera si intende il frutto delle piante del genere Pyrus con la Y, a cui appartengono molte specie differenti. Alcune di queste specie producono frutti eduli, cioè che si possono mangiare, e vengono quindi coltivate. In realtà si tratta di un pomo. È pazzesca sta cosa, che è un falso frutto, quindi la pera. Di fatto quello che comunemente si considera frutto, in realtà, cioè la parte che mangi praticamente, in realtà è solamente il ricettacolo florale che cresce formando la parte prevalente rispetto a quella centrale che noi chiamiamo torsolo, ma in realtà il vero e proprio frutto è quello. Avete presente quello che noi abbiamo tolto? Ecco, quello è il frutto vero e proprio. Tutto quello che è intorno, potremmo chiamarlo il famoso trippa per gatti, tanto lo mangi lo stesso. Esatto. Pensate che è conosciuta già all'epoca dell'Odissea, perché Omero la nomina il pero tra le piante esistenti nell'orto di re Alcino a Laerte. Il pero, Plinio qua non c'entra, Plinio. Allora è tranquilla, perché Plinio il Vecchio ha scritto di tutto e di più, ragazzi, altro che storie. Il pero, dai fiori bianchi o leggermente rosati, era già conosciuto dai popoli dell'Asia occidentale, da qui le varietà che giunsero in Grecia e dove si diffusero e incominciarono ad essere in qualche modo coltivate.
Già nel 350 avanti Cristo, e questa notizia me l'ha passata direttamente Ilenia perché era lì proprio in quelle zone, all'epoca la coltivazione di quest'albero era abbastanza estesa nella Magna Grecia, che si chiamava così perché... Mangiavano. Perché Teofrasto, filosofo e botanico, discepolo di Aristotele, insomma, menziona sia le varietà domestiche che quelle coltivate. Mentre in epoca romana, Catone e soprattutto Plinio, qui non sappiamo se il giovane o il vecchio, non lo sappiamo. Secondo me è sempre il vecchio. Ecco, danno indicazioni precise sulla diffusione del pero e sulle sue coltivazioni, a testimonianza della considerazione in cui era tenuto questo fruttifero. Ai tempi di Catone le coltivazioni conosciute erano appena 6, ma già 2 secoli più tardi Plinio, che non faceva altro nella vita che andare a vedere come aumentavano esponenzialmente le ricerche sulle pere, insomma ne menziona addirittura 40. Perciò, secondo me lui aveva una certa mania di protagonismo. Tu dici? Secondo me sì. Cioè, ogni argomento che io vado a trattare, cioè, salta Plinio, fuori Plinio. Cioè, ogni 3x2 troviamo Plinio, che era una persona però simpatica, insomma. Sì, era beh, un vecchio, oddio. Però molto saggio, no? Sì, era un po' noioso, dici? Perché poi quando ti trovi sempre a mangiare, dici, cioè lui faceva, faceva sempre il sapientone, perché ti dice, no, ma ci sono 40 tipi di pere. Ed è per quello che non l'hanno più invitato, perché basta. Era veramente insopportabile. Allora, questi sono i dadini, praticamente Ilenia vi sta facendo vedere quali sono le dimensioni dei cubettini di pera. Sì, abbastanza piccolini. Guarda che davvero, a parte gli scherzi, quella che stiamo vedendo adesso in realtà è edibile, cioè si può mangiare, ma non è il frutto, è quello che circonda il frutto, cioè quello che noi comunemente chiamiamo torsolo, perché la pera in realtà, stupitevi, ripeto, è un pomo, con questa forma non d'Adamo, femminile, è pomo d'Adamo, vero? Forma femminile, ricorda vagamente un contrabbasso. No, più che altro la forma a pera è nominata sempre come la figura femminile, esatto, per eccellenza. Sì, 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 infatti. Che non, certo, è proprio una roba bella che ti dicano, eh. Che dici, scusa? Una donna di spalle, io ho visto delle foto meravigliose di grandissimi fotografi, Gigi vieni in supporto, con queste modelle di spalle, con il disegno del violoncello sulla schiena e la forma bellissima. Sì, Madonna, quella sì. Una forma armonica, certo, scusami. Armonica. Sì. Violoncello. E vabbè. Allora, hai finito qui? Sì. Ok. Ma guarda che... Allora, questa è la consistenza del muffin. Della crema. Ok, sì. Che io mi mangerei anche ripeti, così. Mi per favore velocemente. Tu hai messo nella planetaria. Cacao. Uovo. Uovo. Ma è importante uovo la sequenza. Uovo con lo zucchero montato molto molto bene, okay. Dopodiché ho aggiunto l'olio, sempre comunque con le fruste in movimento, e poi appunto lo yogurt, okay. A questo tutto insieme ho aggiunto le polveri, quindi farina setacciata, cacao setacciato e lievito. Grazie. Ho mescolato in maniera rapida perché non dobbiamo far lavorare la maglia glutinica, certo. E quindi appunto siamo arrivati a questa consistenza, okay. Adesso la cosa che io vado a fare, che è una cosa che non è proprio così poco importante, ma... è quella di andare a infarinare la parte di frutta, in questo caso appunto le pere. Esatto, perché? Perché noi di solito quando facciamo delle torte cadono a fondo. Non hai mai notato? È vero, sì. E allora, invece con questa cosa rimangono a galla? Rimangono a galla e sai non vanno chi ci guarda a fondo. Anche tutti i giorni? Beh, sicuramente dei nostri, una coppia nonni. Di amici che hanno un ristorante di pesce rinomato, che è al Mulino, salutiamo, e Sandra. Lo chef Mauri che ci segue tutti i giorni e a me mi prende in giro un sacco perché dice guarda si vede che non sai proprio fare neanche quando affetti, eccetera, mentre Ilenia è molto brava. Diamogli fiducia. Ciao ragazzi, ciao a tutti, Federica, Sandro, tutti quanti. E anche i ristoranti ci guardano, pensa un po'. Sì, beh, anche i supermercati io ho trovato che tante volte mettono il canale o i bar, sì. Ah, vedi? Allora, abbiamo scoperto il trucco di Ilenia Bazzacco, se non volete che durante la cottura il cubetto di frutto vada a fondo, basta infarinarlo. Ma in questo caso non solo, in questo caso la mela, ma anche, se può essere, anche un frutto di bosco che può essere un mirtillo, okay. Perché sono pesanti, contengono acqua e quindi si slegano e vanno giù. Allora, io ho una domanda che è arrivata attraverso Facebook da parte di un bambino che si chiama Enrico, che voleva sapere per quale motivo tu ogni volta usi i pirottini doppi. Ah no, stavolta no? No, ci sono doppi. Alcuni dritti, alcuni singoli, alcuni no. Perché doppi?
perché ci sono dei perottini che sono molto, chiamiamoli, sottili, ecco. Quindi a livello estetico non è bello vedere il perottino che appunto, si smandrappa. No, più che altro che si colora dell'impasto che è all'interno. Ma mica lo mangiamo noi il perottino, no? Adesso gli arriva una testata, perché... Si può mangiare cruda sta roba? Io dico sempre di no, perché io dico sempre dopo di no. Dopo sentire se è abbastanza dolce. Io dico sempre di no, però dopo c'è ognuno... Io dico ragione. Sempre di no, perché c'è l'uovo qui, io dico sempre di no, ecco. C'è sto disco rotto, io dico sempre di no. Perché tu continui a chiederlo. Perché sono come i bambini. Questo non me lo fai fare, quello non mi fai mescolare, mi fai affettare la frutta. Allora, questi muffin, sì? Ok, cuociono in forno preriscaldato statico, sì? Statico perché appunto c'è la parte di lievito, a 180 gradi per circa dai 10 ai 15 minuti. Fantastico. In base anche alla dimensione del nostro pirottino. Benissimo, ok? Bene, bene, bene. Allora, noi intanto che insomma, permettiamo questi muffin di trovare la loro splendida forma fisica, andiamo in salotto perché ci sono dei consigli sulla educazione alimentare, ragazzi. Oggi tocca. Il dottor Carlo Giolo è qui nel nostro salotto, naturalmente ben arrivato Carlo. Grazie. Come stanno andando le vostre ricerche, tue e di Eleonora? Ci impegniamo. Ci arriva anche qualche soddisfazione. Sì. Una nuova edizione della Dieta dei Mestieri, tutti pazzi per la Dieta dei Mestieri, perché voi avete veramente avuto l'idea geniale, secondo me, di unire il mestiere che una persona può fare a un'alimentazione che possa, diciamo, tenerlo in salute, tenere in salute questa persona. E sono tante le cose che nella Dieta dei Mestieri troverete, o anche per esempio Lenny and Carl and Commerciale, Risorse Umane in Salute, la pagina Facebook. La pagina pubblica, sì. Esatto, quindi la pagina pubblica, quindi potete accedere, cliccate mi piace e scoprirete veramente tante cose. Tra gli alimenti che possono veramente migliorare la qualità della vita delle persone a seconda del lavoro che fanno, ci sono gli spinaci, che è un ortaggio, come possiamo chiamare, un'erba, non lo so, un ortaggio, che a me piace. In questo caso mi piace proprio tanto lo spinacio, crudo, cotto. Sì, fatto bene anche perché valorizziamo anche gli spinaci, è un ortaggio a foglia. Ecco. Un ortaggio a foglia e la dottoressa Davenport, inglese, ricordava vissuta fino a 111 anni in salute. Merito agli spinaci, tu dici. Lei diceva buon umore, buona respirazione e tanti spinaci. Ah. E quindi aveva ragione braccio di ferro praticamente. Il braccio di ferro, adesso ci arriviamo, perché c'è una curiosità sul braccio di ferro, okay. Su questo simpatico marinaio, esatto, con la pipa. Esatto. È da ricordare riguardo. Sì. Però comunque intanto introduciamo un attimo lo spinacio. Allora, gli spinaci vanno mangiati freschi, si possono mangiare anche crudi, sì. Ottimi con i funghi protaioli, buono. Con un po' di dragoncello, origano, aglio, limone e olio evo. Spero che la nostra Ilenia abbia preso nota, perché mi piace molto questa insalata di spinacio crudo. Sono buonissimi, io li adoro. Così crudi ad aprire il pasto, oppure magari metterli cotti li sanno tutti, esatto. Insomma, saltati in padella, certo, eccetera, certo. Così. E come contorno, allora sono ricchi di carotenoidi, vitamina C, fanno bene agli occhi e alla vista, e quindi fanno sempre parte di quei congenial foods che noi suggeriamo al video terminalista o chi trascorre diverse ore davanti a un monitor del computer, e quindi di inserire con maggiore frequenza anche gli spinaci durante la giornata lavorativa. E questi spinaci però hanno una peculiarità, bisogna stare attenti, mangiarli più freschi possibili, perché intanto perdono dopo già due giorni il 70% della vitamina C. Davvero? Dopo decade solo due così giorni. Velocemente? Purtroppo sì. Sì. E quindi è meglio mangiarli molto freschi? Freschi, freschissimi, conservarli bene, non a temperatura ambiente, perché possono sviluppare, essendo comunque ricchi di nitrati, sono dei composti naturali, sì. Adottati, e questi, per via dei batteri, si trasformano poi in nitriti. Okay. E i nitriti causano infamose mangiandoli nitrosamine. Nitrosamine sono cancerogene per il ferro. Attenzione, bisogna fare attenzione. Bisogna mangiarli velocemente o conservarli in frigo e mangiarli dopo due o tre giorni. Ok. Freschissimi. Beh, ma insomma, io penso che chi sceglie di mangiare lo spinacio fresco faccia questo, non aspetti solitamente, quanto. Sì. Ecco, li vendono anche in sacchetto freschi, e quindi adesso, scusa, mi si è accesa la lampadina, fate molta attenzione, controllate la data di scadenza, perché è importante mangiarli prima possibile. Ecco, questo per quanto riguarda ovviamente il lavoro. Discorso braccio di ferro, bravo. Se posso riprendere. Certo. Allora, la storia del braccio di ferro che anch'io guardavo, il cartone animato degli anni 80, sì. Era legato a un'informazione, un articolo che uscì, una nota rivista scientifica, la
British Medical Journal nell'81 in particolare, e scrisse che gli spinaci erano ricchissimi di ferro, tanto da averne quasi 29 milligrammi a detto. Sì. Fu un errore della segretaria nella battitura, spostò la virgola anziché 2,9 milligrammi ogni letto, mi mise 29,0. Capite com'è facile, lì si era creato praticamente una favola, perché in realtà non è così. Hanno tanti altri valori nutrizionali, hanno altri valori, ma non, il ferro molto meno. Non ti fanno spaccare il cemento, in poche parole. Grazie davvero, Carlo Giolo, noi vi aspettiamo ai fornelli con due chiacchiere in cucina. Mi raccomando, a tra poco. Profumi meravigliosi, c'è sempre un'atmosfera splendida, un po' come Love is the many splendor thing. Piaciuta questa? Da morire. Guarda, i brividi, lo so, ti sono venuti i brividi, solo che l'invidia ti fa storcere il naso. No, non ma male che guarda, la pelle d'oca. Va bene, allora, la vita è una cosa meravigliosa, l'amore è una cosa meravigliosa, tanto più se associato ai muffin. Cacao e pere, giusto? Allora, questo avrebbe la dimensione giusta. Sì. Qua ne avrei messo un po' troppo. No, io voglio questo. Quello che sia proprio... Questi 12 metri quadrati di muffin, scusa se posso scegliere. Così, lo taglio a fettine, però lo taglio a fette per farti contenta. Quanti ne mettiamo? Basta, perché questi dobbiamo fotografarli. Dai, mettiamo 5. No, perché dopo non possiamo mangiarli se... Ah, ok, va bene. Allora, attenzione, perché la ricetta la trovate, come dicevamo all'inizio, sul sito, cioè nel senso che trovate gli ingredienti, poi la preparazione ve la trovate con comodo sul canale YouTube, ma ripeto, www.settegoldotelepadova.tv. Ricordiamo anche che però, come tutte le cose buone, anche in questo caso arriva in soccorso Santa Ice Veneto, che ci permette di fare il giusto abbinamento con un dolce come questo. Ilenia suggeriva fosse utilizzato, diciamo, più da colazione, però francamente, no, ma guarda, anche francamente anche merendina, no? Cosa dici? Mettiamo un po' di zucchero a velo, giusto per... Mamma, che spettacolo, ragazzi! C'ho l'acquolina, che vi posso dire? Niente. Siamo pronti a offrirvi il meglio, ovviamente con l'abbinamento giusto, come sempre. A tra poco. Ilene, buongiorno. Ti accolgo con un dolcetto. Buongiorno, Vito. Che meraviglia. Muffin al cioccolato? Sì, e pere. Ottimo. Allora, ho pensato un vino chiaramente del Veneto. L'azienda è Astoria. Siamo sui Colli di Conegliano. Colli di Conegliano di OCG. Refrontolo Passito. Il vitigno è il Marzenino. È tipico della zona di Sera in Trentino, ma anche nel Veneto si trova. C'è questa piccola enclave di Refrontolo, fa solo 2000 abitanti, è piccolissimo. Però è famosa nel mondo proprio per questo vino. Pensa che era già conosciuto da Mozart, perché Lorenzo da Ponte, il suo librettista, quello che gli scrisse il Don Giovanni, e lo cita nel Don Giovanni quando gli dice: versa il vino eccellente Marzemino, a 31 anni ha scritto questo, poi a 35 è morto. Mozart amava molto questo vino perché gli consentiva, così sai, era un grande appassionato, alzava il gomito e le note venivano da sole. Insomma, forse quello è il segreto sole, allora. Sì. Allora, guarda che bello il colore di questo vino, Provi. Senti, è una spremuta di piccoli frutti rossi, di lampone, di fragola, di mirtilli, di mora di gelsonero. Un sottobosco. Un sottobosco. Qui fa 3 mesi di appassimento le uve, dopodiché vengono pigiate, poi c'è la fermentazione e dopo qualche mese il vino va in bottiglia. Astoria è una delle poche che lo produce, non sono tanti i produttori sui Colli di Conegliano che fanno il Refrontolo Passito con il Marzenino. Si abbina benissimo con le pere e col cioccolato, perché chiaramente tendenza un po' amarognola del cioccolato mi richiede dall'altra parte una buona dotazione, diciamo così, di dolcezza nel vino, e questo ce l'ha tutto per via dell'appassimento. Lo troviamo? Questo lo troviamo sul nostro sito www.iceveneto.it, sulla nostra guida online Vinezia, che è una guida interattiva che ci dà la possibilità di chiedere che cosa possiamo abbinare ad un piatto, o partendo da un vino che piatto possiamo abbinare. Cioè, trovatelo un altro punto di riferimento così. Vinezia. A meno che non chiamate Vito. 3131. No, non dirlo.
Sei solo nostro. Va bene, cin cin, cin, cin. Allora, la nostra puntata monotematica, ma anche no. Ma anche no, insomma, beh, ecco, diciamo un po' sì, dai. Ecco, sì, perché ha un ingrediente comune, no? Per tutte e due le ecco, ricette. Insomma, è il frutto della pera. La pera che, come abbiamo scoperto, in realtà non è il frutto, quello che di solito siamo abituati a mangiare e poi buttiamo il corpo centrale, che è il torso, cioè lo buttiamo. Sarebbe quello il frutto. E tutto quello che c'è intorno è un po', come dire, il sorriso di Ilenia quando entra nel nostro studio e illumina la nostra vita. Però se ti sposti, per favore, vado subito a parlare di quella che sono gli ingredienti della... Grazie, adesso mi tira una scarpa. La quiche, prepareremo la quiche di pere e gorgonzola, garantito che sarà meravigliosa. Prendete un rotolo di pasta sfoglia, 200 g di gorgonzola, 100 g di ricotta, 300 g di crescenza, 200 g di grana grattugiato, poi pepe, una pera, altrimenti siamo fuori tema, giusto Ilenia, e 100 griglie di noci, no, 100 g di griglie di noci. Mi vedi che mi metto qualche conto? Io chiedo a te di contarmi 100 griglie di noci. Io chiedo a te. Esatto. Allora, tu nel frattempo sì. Mi vai a togliere la parte della buccia, però me la puoi lasciare tranquillamente qui, sì, senza appunto andare a smandrapparmi, sì, il tagliere, e poi lo vado appunto ad amalgamare. Perfetto. Insieme a la crescenza. Sì. E la ricotta. Perfetto. Quindi sarà una quiche che però non ha come base il classico uovo, sì, con la panna, ma in questo caso appunto avremo semplicemente appunto formaggi. Perfetto. Ok. Dopodiché faremo il resto delle cose. Cosa... Chissà perché si chiama quiche. Adesso fai vedere... Cercate perché si chiama quiche. Mi stanno odiando in questo momento. Golden Chef, ma voi avete idea di che cosa scateno io ogni volta... con la mia curiosità, sì, ma chissà perché si chiama... un vortice di aria, questo è sicuro. Chissà perché si chiama così, chissà perché dicono colà, così perché mi piace pensare che il nostro bel programmino abitui le persone a scoprire modi di dire e quant'altro. Beh, questa sì, è una curiosità che ti... Perché appunto... si chiama quiche, scritto quiche? Ok, quiche. Allora vado a sbucciare la pera, sì, che è appunto risparmio a te, sì, e faccio io. Grazie. E, ecco, ci sei? No, adesso taglia tutto a pezzettone. Sì, perché okay, poi vado ad amalgamarlo. Certo. Però anziché fare pezzettini andremo a fare appunto le fettine, come, sì, in realtà se fosse una specie di crostata, quindi okay, o di torta di mele, sai che la torta di mele, certo, ha le fettine, ecco, sì, vanno tagliate sempre molto sottili, uh-huh, così appunto, bene, si riesce ad avere sia la parte Ragazzi, non ho parole. Non ho parole. Questo meglio è il motivo per cui si chiama quiche della serie, però che quiche che è venuta fuori oggi? Ecco qua. Piaciuta questa? No. E allora vado a regolare con un pizzico di pepe anche, perché appunto, già, giusto per dare un po' di piccantino. Certo. Ecco, il peperoncino in questo caso, sì, non è assolutamente indicato. Sì. Il pepe non do una quantità, ma in base anche al proprio piacere, in base, certo, ai propri gusti, e vado ad amalgamare il tutto. Beh, insomma, un po' ci vuole, perché altrimenti rimane un po' tutto sciato, dolciastro, no, l'insieme. Sì, esatto. Fammi vedere cosa succede in quella planetaria a velocità bassa? Per il momento sì, perché riusciamo, okay, adesso prima di tutto ad amalgamare il formaggio grana grattugiato, certo, e quindi non vorrei ritrovarlo ovunque. Ecco, la nostra Ilenia sta tagliando la polpa della pera, che però è siedibile, cioè io me la gioco questa, cioè fino adesso, alla fine della puntata. Ma in realtà, ecco, vedi, quello che stai scartando è il frutto. È il frutto. Ok. Il pomo, sarebbe un pomo la pera, pazzesco. Invece, quanti di voi hanno sentito quiche deriva dal tedesco Kuchen, che significa torta? Eh? Mangiamo questa torta che è una torta, in poche parole. Grazie però. Kuchen che significa torta. La nostra vita è cambiata da così a così. Allora, il detto... Ogni volta che tu senti parlare di pera, che cosa ti viene in mente? Un modo formaggio di dire? No?
al contadino non devi far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Cioè... È stato poi tra l'altro molto utilizzato moltissimi anni fa in una campagna pubblicitaria, ok? Però insomma questo è un altro paio di maniche. La nascita di questo abbinamento pere e formaggio arriva proprio dalla Francia, dove c'è la parola quiche, che vuol dire torta. Che deriva dal tedesco. La Francia del 200. Sì. Vuoi andare avanti tu, visto che tu hai vissuto quell'epoca? No, perché ho dei ricordi abbastanza poco neri. Sì. Mi rendo conto, dovevano ancora costruire la Tour Eiffel. Pensa un po'. Comunque, periodo in cui la nobiltà ha una vera e propria infatuazione per le pere. Che è l'anno in cui ho conosciuto te, tra l'altro. No, io sono arrivata dopo, ti ricordi. Fa sempre confusione sta donna, non c'è niente da fare. Le devo attaccare i post-it in tutta la casa perché non ha memoria. Allora... perché parlavamo prima del paragonare la pera alla forma bella, armoniosa del corpo delle femmine? Perché deriva proprio da quel periodo là. Il corpo di una gentil donna, come te, Ilenia, il contadino formaggio, una volta accolto nella mensa dei signori, poteva essere nobilitato solamente unendosi in matrimonio con una gentil donna, ok? So che sei infastidita dal fatto che la gentildonna ha la forma della pera. E la scelta cade appunto sulla pera, come testimoniato da un proverbio molto conosciuto dell'epoca, che diceva: Dio non ha mai fatto un matrimonio così riuscito come quello tra la pera e il formaggio. Tu pensi? Hai capito? Beh, è vero, Anche perché comunque la pera, diciamo, è abbastanza, chiamiamola, neutra. E anche quel tocco un po' di acido, certo. che non guasta mai. E quindi sdrammatizza anche la grassezza del formaggio in sé. Ecco, pensate che l'amico di Ilenia, Petrarca, all'epoca, scriveva: addio le sera, orsù vengan la pera, il cascio e il vin di Creti. L'abbiamo composta durante una serata in cui appunto... Scusate, ma mi diverto troppo, Ilenia, posso? Scusate, sei fantastico, ti voglio un bene dell'anima. No, veramente, è nobilitare il formaggio, perché la nobiltà una volta mangiava la frutta, chiaramente la frutta era appannaggio dei ricchi, non era appannaggio dei poveri, ma che cosa succedeva? Addirittura si erano inventati che non potevano mangiare, per esempio, il formaggio, che era considerato plebeo, per il semplice motivo che il contadino aveva uno stomaco completamente diverso dai ricchi. I ricchi potevano mangiare solamente le cose nobili, no? E allora che cosa è successo? Che poi gira e rigira, alla fine della fiera hanno capito che si stavano perdendo qualcosa di eccezionale. Ma per non perdere la faccia col fatto che erano secoli che dicevano che la frutta era nobile ma i formaggi no, qualcuno, probabilmente lo chef di qualche regnante, non lo so, si inventò di unire, di fare questo meraviglioso matrimonio, e quindi anche i nobili ebbero la scusa di mangiare questo cibo che era destinato allo stomaco plebeo. Io e te abbiamo uno stomaco plebeissimo, siamo proprio fierissima di questa cosa qua, giusto Ilenia? Assolutamente. Allora, sì. Allora, come vedete, mentre io così parlavo disquisivo, del più e del meno, Ilenia ha preparato questo stampo. Ho foderato uno stampo insieme appunto alla carta forno, ho rivestito una torta a cerniera in questo caso, e poi vado appunto a riempirlo con la crema di formaggi appunto misti. Esatto, abbiamo messo gorgonzola, ricotta, la crescenza e il parmigiano. Esattamente, giusto? Esattamente. Grana parmigiano. Ma sì, quello che poi avete, io vi ho dato poi l'idea della crescenza, ma potete utilizzare uno stracchino. Adesso con una spatolina vai a spalmarlo. Esattamente, è importantissimo il formaggio appunto grattugiato, perché ti dà la possibilità di rendere un attimino più compatto nel momento in cui andiamo a cuocere. La cosa importante adesso è cercare appunto di distribuirlo in maniera perfetta. Certamente. Perché altrimenti poi la fettina che toccherebbe a te sarebbe quella con meno ripieno, e quindi non mi sembra una cosa tanto tutto simpatica. Tutto pur rivendicarsi, cioè, capite, non dorme neanche la notte Ilenia. Ecco qua. Bello, bellissimo lavoro Ilenia. Ok, e dopodiché cosa facciamo? Le fettine, perché questa volta le pere non sono state tagliate a tocchetti ma a fette. Bravissima. Perché come dicevi giustamente è un po' come la torta di miele. Allora noi adesso incastri proprio lo spicchio. Sì, non l'abbiamo fatto, ma sarebbe necessario e utile nel caso in cui appunto voi affettaste la mela un po' prima, la pera un po' prima, di spruzzarla sempre con qualche goccina di succo limone, di limone, per non farla annerire. Così non ossida, non annerisce. Bravissima. Perfetto, qualcosina insomma...
Sono riuscita a imparare, sì, una cosa speranza, anche voi, semplice. Ascoltami, visto che ci siamo, no, mi vai a tritare le... Beh, se no fai tu e io vado a tritare le noci. Ah, grazie, no, perché le noci non si può... Le noci le vendono già tritate, non capisco. Non è vero. Questa solfa. Adesso tu... Come tanto che vanno dici? Tritate come in maniera... Dici? Io chiedo a te. Allora, vanno tritate comunque in maniera grossolana, sì. Non devono essere ridotte in polvere o perché in farina. Perché adesso le stai tagliando tu, mentre se l'avessi fatto io, mi raccomando, fammi dei pezzettini piccoli, eh? Eh sì, per tenerti occupato. Non c'è niente da fare. Allora, mamma, tu sai che io sono sempre stata molto paziente, vero? Senti, ma io qua posso fare così? Sì. Come se fosse una torta. Come se fosse casa mia. Esatto. Ok. Ecco, io mangerò il centro. Allora, la quantità di noci è anche questo sindacabile. Tu sai che noi mettiamo un albero intero. Potremmo metterlo addirittura all'interno dell'impasto di formaggio. Perché non l'abbiamo fatto? Perché non ti è venuto in mente? Perché noi lo mettiamo sopra, guarda. Okay, va bene. D'accordo. In questo modo. Perfetto. Allora, la cottura di una quiche, quindi con base pasta sfoglia, ha bisogno di qualche accortezza in più. Ossia, cioè? Il forno deve essere leggermente più alto, quindi un 200 gradi per i primi minuti. Oppure partite a 180 gradi, sempre forno, in questo caso statico. Sì. E successivamente, cioè per prima cosa lo mettete al centro, che così appunto si cuoce in maniera uniforme. Se volete però, la cosa fondamentale per la pasta sfoglia è quello di cuocerla bene e renderla meno umida. Certo. E quindi trasportate la griglia nella base nella parte più bassa del forno, e quindi dove la serpentina scalda un po' di più. Scusami, quanto la tieni a metà? Quanti minuti di cottura? Quando è praticamente cotta. Ah, ok, poi la abbassi. Dopodiché viene portata appunto sulla Benissimo. Parte più bassa. Scusami, era sfuggito, mi sono distratta. Sì, a dire la verità avrei un altro po' di robine, grazie Enrico, perché il lavoro che avete fatto è veramente molto interessante, molto carino. Parlavamo di regnanti, no? C'era per esempio il giardiniere del Re Sole Luigi XVI che si vantava di aver selezionato ben 500 qualità diverse di pere. Cioè, parliamo così. Di una cifra abnorme, perché insomma il re Luigi era ghiotto praticamente di questo frutto, perché penso, parlavamo prima del un cibo, no, per la nobiltà, e figuriamoci. Ma sai qual era la cosa curiosa? Che riuscivano ad avere una qualità per ogni periodo, quasi ogni mese. Esatto, infatti grazie a questo giardiniere, praticamente il re Luigi, che ne andava matto, si ritrovava ad avere pere durante tutto l'anno, perché 500 varietà, hai voglia di toglierti lo sfizio di mangiare le pere. Tra le altre cose, visto che poi divenne gran moda, insomma, tra la nobiltà praticamente europea, i ricettari di corte suggerivano tanti modi per utilizzare la pera, e appositi manuali insegnavano come trinciarla, utilizzavano questo verbo, ovvero come pulirla e tagliarla in forme attraenti e bizzarre, un po' quello che ho fatto io nella prima ricetta. Insomma, voi avete visto che ho fatto queste cose artistiche che ricordavano un po' Edward Mani di Forbice. Per dire, sì, una cosa veramente c'è anche adesso. Esagerata, mi stavo dicendo. Parlavamo cosa? Sì, no, ho visto che è un'arte per tagliare la pera, che è una cosa. Sì. No, sai che mi sa che. Ah, ecco, perché le pere sono buone anche insieme al vino. Per esempio, a me piace moltissimo la pera, per esempio, cotta nel rosso, vino, è buonissima. Una pallina di magari gelato alla vaniglia. Ma perché questo? Perché quegli strampalati dei medici del Medioevo, che erano quelli che ti mettevano le sanguisughe e ti lasciavano là morire, praticamente così, sconsigliavano l'uso della frutta fresca, mettevano in guardia, parlando di pera, di pere, sconsigliavano appunto l'utilizzo delle pere fresche, mettevano in guardia dall'eccessiva frigidità della loro natura, e in base al principio del temperamento, diciamo così, cioè compensare gli squilibri naturali dei cibi con trattamenti e manipolazioni, quel freddo andava riscaldato, e questo praticamente faceva sì che consigliassero di farlo in due modi: o accompagnando i frutti con del vino di buon corpo, qui ci vuole ice naturalmente, sì, o cuocendoli al calore del fuoco, magari proprio nel vino, come dicevamo. Adesso invece andiamo in pubblicità, ci sono un po' di consigli per voi. Ilenia sta per infornare la nostra quiche, o la küche, ecco qua, la torta.
Abbiamo la seconda infornata. Ok, benissimo, abbiamo già la seconda infornata. Noi torniamo tra pochissimo. Mi raccomando, vi vogliamo tutti qua. Ed ecco che abbiamo sfornato la nostra splendida e anche buona quiche di pere e gorgonzola. L'abbiamo anche sformata dallo stampo, esatto. Adagiata su questo piatto che ricorda un po' la campagna, le gite fuori porta, perché tra l'altro può essere un'idea anche per un pasto fuori casa. Esatto, okay. Da picnic praticamente. Sì, col consiglio di cucinarla sempre in anticipo, certamente. Perché questa è buonissima anche da fredda, sì. A differenza magari di altre torte dove insomma... è essenziale che ci sia il calore. Quindi mi stavo chiedendo, visto che anticamente i formaggi erano considerati cibo plebeo, io sono felicissima di dirvi che mi sento proprio plebea. A tavola con un piatto altamente plebeo, come potete vedere. Ecco qua, guardate l'interno di questa quiche, che è veramente spettacolare. Vedete anche la parte sotto della pasta sfoglia, sì. Che è bella, bella croccantina. Certo. E, poche accortezze, basta appunto riuscire a cuocere nella parte bassa del forno gli ultimi 5 minuti. Mentre la parte centrale tutto il avvolgerebbe tempo il calore, avvolge praticamente, sì, tutta quanta la quiche. Noi naturalmente vi ricordiamo che i vari passaggi li potete trovare su YouTube, il canale tematico di Due Chiacchiere in Cucina. Se cliccate il tastino iscriviti, voi sapete che di volta in volta vi arrivano le notifiche delle puntate nuove. E poi invece, per quanto riguarda gli ingredienti, c'è sempre il nostro splendido sito, così avete anche l'opportunità di visitarci, che è www.settegoldtelepadova.tv. Lì trovate proprio scritta tutti gli ingredienti e passo passo. E poi personalizzate con quello che avete in casa, non fermatevi a seguire passo passo la, sì, ricetta, perché appunto questa, esatto, si presta benissimo a qualsiasi tipo di formaggio. E chissà con quale vino si presterà la nostra quiche, ce lo diranno gli amici di Ice Veneto. Eccomi qua, Elenia. E rieccoci con una quiche pere gorgonzola e anche qualche noce. Molto particolare. Sì. Allora ho scelto un vino francese, anche questo molto particolare. Muscadet de Serre-Maine. Siamo a Valle della Loira, nella parte più occidentale, quella che guarda quasi l'oceano Atlantico, con profuma quasi di mare questo vino. Poi i terreni sono particolari, perché ci sono sabbie, scisti, limi, c'è una grande mineralità fondamentalmente. Pensa che questo è un tipico vino che viene abbinato con le ostriche. Però noi oggi proveremo ad abbinarlo con questa quiche, con... è una cosa, onore! Particolare. È un 2014, quindi ha già 4 anni, quindi ha fatto un certo percorso evolutivo. Muscadet de Serre-Maine, questo è un'azienda molto particolare, perché Château Lanoué è data 1878, quindi hanno una grande esperienza sulla grande storia. Ci mettiamo il naso. Proprio senti il profumo della silice scalfita, però è interessante capire al gusto cosa dice. Ce lo aspettavamo molto più fresco, molto più sapido. Sì. Invece è una discreta morbidezza, però ha ancora buona acidità e buona sapidità che va in contraltare con la tendenza dolce che c'è in un certo qual modo. Certo. In un certo c'è una pasta sfoglia poi di c'è base, una pasta quindi sfoglia, certo, quindi c'è anche grassezza e quindi ho bisogno, eccetera. Ecco, chiaramente la Loira è molto particolare, ma il Muscadet de Serre-Maine, il vitigno si chiama Melon de Bourgogne, ha questo profumo, se lo senti bene, proprio da melone, sai il melone quello a polpa bianca, il melone con invernale. La buccia già, il melone invernale cosiddetto, quello che si faceva maturare nella calzola ormai dismessa di nylon. Che in meridione si chiama un melone a pane. Anche sì, esatto, brava, brava. Bene, chiaramente non lo troveremo questo in degustazione al 300% l'11 di marzo a Fanzola, Villa Emo, ma ci saranno 300 meravigliosi vini del Veneto in libera degustazione dalle 10 del mattino alle 8 di sera. Basta andare sul nostro sito www.iceveneto.it, sono già aperte le prevendite e le prenotazioni per tutti i percorsi enogastronomici. Che vale la pena, noi siamo al terzo anno. Ci saremo anche quest'anno. Certo, assolutamente. Sì.
Delegazione sì. Due chiacchiere in cucina. Assolutamente sì. Allora, andiamo, facciamo cin, l'ultimo cin. E mi spiegherai un'altra volta che cos'è il surlì. Surlì vuol dire semplicemente che il vino non viene, diciamo così, separato dai suoi lieviti. E quindi poi alla fine rimangono sul fondo, ma come vedi qui il vino si è limpidito talmente tanto che non abbiamo neanche... Noi ci vediamo tra poco e noi continuiamo, quindi... Oui. E quindi non è come il classico surlì dove vedi sul deposito. E così, cara Ilenia, anche oggi abbiamo imparato un sacco di cose, no? Sulla pera come frutto. E soprattutto tutte cose che ci possiamo portare via se andiamo a fare le prime scampagnate. Esattamente, la bella tovaglia a quadretti, magari il cesto con dentro le cose buone da bere, eccetera. Insomma, devo dire che Ilenia anche oggi ci ha regalato ciò che di meglio la sua cucina vi può offrire. Questo capita praticamente tutti i giorni a Due Chiacchiere in Cucina. Passate parola, raccontatelo che delle pere non si butta nulla, si può mangiare in versione salata come la quiche o in versione dolce come i nostri un po' come le sarde, esatto, o come il maiale. O il maiale non si butta niente, come il nostro Enrico. Beh, per esempio, o del tonno nulla. Esatto, il tonno che piace tantissimo. L'unica cosa che vi ricordiamo è di farci sapere come sono i vostri muffin con le pere o come la vostra quiche, mandandoci magari le foto sulla pagina Facebook di Due Chiacchiere in Cucina. Ecco, detto questo, un abbraccione a tutti, la nostra cucina vi aspetta alla prossima puntata a braccia aperte. Ovviamente la stessa cosa vale per tutto lo studio, vi vogliamo bene. Chissà di cosa parleremo la prossima puntata. Tonno sott'olio, perché a Enrico piace.